Questa è la fusaggine. Come vedete, si tratta di un bastoncino di legno carbonizzato. In effetti, fusaggine è anche il nome di una pianta. Per noi artisti, però, è soprattutto un tipo di carboncino, anche se molto differente da quello che abbiamo utilizzato fino adesso. Il carboncino vero e proprio è composto da una polvere di carbone macinata molto finemente ed aggregata con una sostanza collosa. Come già sapete, lascia sul foglio un segno nero opaco, molto intenso, difficile da cancellare. Con la fusaggine si ottiene un nero meno forte e non esistono al suo interno sostanze eleganti. Per questo il segno tracciato è molto più instabile. Si cancella facilmente e questo è un vantaggio, ma si può perdere molto velocemente ciò che abbiamo già disegnato e questo può essere un problema. Per questo la fusaggine si usa principalmente per schizzi veloci ed immediati, spesso associata all'uso di pennelli e straccetti. E ci vuole una certa esperienza per riuscire a ottenere dei risultati accettabili. Il bastoncino di legno scorre sul foglio con molta fluidità ed è piacevole da utilizzare. Inoltre ha in sé la forza del segno primordiale, senza la mediazione della tecnologia, che caratterizza persino una tecnica apparentemente semplice come la matita. A questo si aggiunga che volendo si può sfumare agevolmente con il dito. Il fatto di poter cancellare senza troppi problemi consente di modificare più volte il disegno. Però vi accorgerete che questa facilità di rielaborazione vi porrà di fronte ad uno dei problemi tipici dell'artista, capire quando fermarsi. L'utilizzo dei pennelli avvicina questa tecnica alla pittura più del carboncino tradizionale, tanto che potreste addirittura usare la fusaggine come una sorta di allenamento prima di affrontare le tecniche pittoriche. Se disegnate su un foglio di carta da spolvero, potete aggiungere qualche segno con il pastello bianco per ottenere le luci più forti, ma fate attenzione a non esagerare, bastano pochi tocchi. La velocità e la scorrevolezza, tipiche della fusaggine, la rendono adatta anche per bozzetti di grandi dimensioni. In questo caso l'ho utilizzata per realizzare una figura umana a grandezza naturale, in una sorta di corpo a corpo. Si tratta di una libera interpretazione di un disegno accademico ottocentesco su carta da spolvero. Tuttavia, se non avete molta esperienza, è meglio iniziare con disegni più piccoli.